come patrimonio dell'umanità. Abbiamo iniziato un po' in sordina, poi abbiamo avuto il consenso del vescovo di Chienfort, del vescovo di Sulmona Spina, di Osvaldo Bevilacqua, di Sereno Variabile, della facoltà di architettura di Pescara, della sovrintendenza dei beni culturali, e stiamo portando avanti questo discorso che è molto interessante, cioè la richiesta all'UNESCO per il riconoscimento dei 5 eremi attribuiti proprio a Celestino V, perché poi noi nel massiccio Maiella Morrone abbiamo una infinità di eremi, però 5 sono riconducibili all'esperienza religiosa di Celestino V. Quindi abbiamo iniziato questo percorso, per cui nel percorso, che è molto complesso, difficile, di cui è diventato come capofila il patto della Maiella, c'è il presidente che in questo momento non vedo, vabbè, c'è il presidente, quindi il patto della Maiella è capofila di questo comitato che sta lavorando a questo progetto. Nel percorso abbiamo inserito questa manifestazione, abbiamo inserito la mostra che potete vedere, che soprattutto è una mostra per gli studenti, tant'è che domattina, martedì mattina e mercoledì mattina verranno molti studenti delle scuole pescarese a rendersi conto, a toccare con mano l'importanza, la grandezza, la maestosità del nostro patrimonio culturale, che tante volte non viene tenuto nella giusta considerazione, perché purtroppo la nostra è un territorio, come dire, afflitto da un'ignoranza cronica, da una disattenzione continua per tutto ciò che appartiene al nostro passato, che invece merita grande attenzione, perché la conoscenza, il recupero, la conservazione, la valorizzazione possono essere elementi di arricchimento, no? per la nostra regione. Quindi questa mattina faremo questa riflessione sulle meraviglie italiane, un piccolo accenno, così poi darmi direttamente la parola quando verrà Luciano D'Alfonso, non mi soffermerò molto, ci sarà il saluto dei due sindaci che vedo, il sindaco di Sant'Efemio Maiella e il sindaco di Letto Manoppelli, invece il sindaco di Pescara è assente, che è fuori Pescara, ma ci sarà il capogruppo Marco Presutti. Dicevo un dettaglio, quindi in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Forum Nazionale dei Giovani, patrocinato dal Ministero dei Beni Culturali e del Turismo, ha individuato in Italia 150 elementi a cui, diciamo, è stato attribuito il riconoscimento di meraviglia italiana. In teoria, come dire, un elemento e mezzo per ogni provincia. Invece Pescara ne ha avuti 3. La nostra provincia ha destato una maggiore attenzione, no, in questi giovani che si sono dati da fare per valorizzare il nostro territorio. Hanno individuato in Rocca Caramanico come l'unico borgo medioevale recuperato e conservato, cioè questo è molto importante, conservato così come era in origine, chiaramente con le contaminazioni dovute al tempo, perché sono stati terremoti, frane eccetera, da una parte. Dall'altra parte Letto Manoppello ha avuto questo riconoscimento per il recupero della lavorazione della pietra della Maiella, come tradizione. Giro a questa ragione. Il riconoscimento come per questo recupero della tradizione. Poi è stato attribuito anche questo riconoscimento a questo edificio, all'Aulio, come il miglior edificio recuperato, mantenendo appunto lo stile della cultura del Novecento. E diciamo che casualmente ci siamo ritrovati intorno a questi tre elementi, un po' di amici di Rocca Caramanico e Luciano D'Alfonso, tra Letto Manoppello e Lauro, io adesso ho Lauro, per cui parlando nei giorni scorsi abbiamo detto: inseriamo questa riflessione all'interno di questa manifestazione che stiamo organizzando sugli eremi celestini. Allora, quindi in attesa della di Luciano D'Alfonso, del saluto del Presidente del Parco della Maiella, del saluto dei sindaci dei tre comuni interessati a questa operazione, come ho detto prima, invertiamo la giornata e invece di fare questo breve recital al termine dei nostri lavori, lo iniziamo adesso. Io ringrazio della disponibilità l'amico Milo Vallone, che è sempre pronto e attento a questi nostri lavori sul territorio. Lui già 10 anni fa fece una rappresentazione teatrale, Trono di Pietra, dedicato a Celestino V, lo rappresentammo a Sant'Efemio a Maiella, quindi in tempi veramente
come dire, non sospetti, già lavoravamo su questa idea di una valorizzazione del territorio di Celestino V e degli Eremi. Io mi fermo qui, vi ringrazio per la presenza e diamo la voce a Milo Pallone. Grazie. Grazie al Signore per questo cibo. Sei tu, Pietro del Morrone, vero? Sì, è così che mi chiamano i fratelli. Ho sentito tanto parlare di te, e ora so che quello che dicono è vero. Che Dio ti benedica in eterno, fra Pietro. Senza di te sarei già morto. Faccio solo il mio dovere di cristiano, niente più. Che Dio benedica anche te. Ecco la razione per te e la tua famiglia. Grazie, padre. La mia Francesca è di nuovo in attesa di un figlio. Va bene, figliolo. Allora aggiungiamo altra minestra e una doppia razione di pane. Grazie. Però io non la voglio un'altra femmina. Come potremo andare avanti senza forti braccia che mi aiutino a sfamare mia moglie e le mie figlie? Ogni creatura che il Signore ci invia sulla terra, noi dobbiamo amarla al pari di noi stessi. Ad ogni modo, se servirà a farti stare più sereno, pregherò perché tua moglie dia alla luce un maschio, sano e coraggioso come suo padre. Fratello Angelo, prendi questo candelabro d'argento che ci ha donato quel nobile virtuoso e vendilo. Poi recati alla casa di questo buon uomo e consegna il ricavato nelle sue mani. E tu vedi di farne buon uso. Se sarai giudizioso, riuscirai a mettere da parte anche una piccola dote per le fanciulle in età da marito. Grazie, Pietro. Siete un santo. Un angelo del cielo caduto sulla terra per sfamare noi poveri disgraziati. Grazie, grazie. Non è me che devi ringraziare. Ora alzati e vai con Dio. Padre, non merito il vostro aiuto, padre, perché sono una grande peccatrice. Sì, lo so, ma se veramente pentita non perseguirai nel peccato, il Signore ti perdonerà. E voi mi perdonerete? Io non sono nulla per giudicare. Cerca il perdono tra coloro che hai deluso e tradito. Solo allora troverai misericordia. E adesso vai con Dio. E non mi versate un po' di minestra? Figliola, questa minestra è stata preparata con molti poveri ingredienti. Ha un buon sapore, ma a renderla ancora più appetitosa è la necessità di mangiare. E non saranno degli abiti consunti a renderti diversa da ciò che sei. Le mie mani mi hanno tradito. Troppo curate. È così? Sono stati i tuoi occhi a tradirti, figliola. Qual è il tuo nome? Mi chiamo Maria, signore. Come la Maddalena. E come la madre di Gesù. Confessatemi, padre. E dopo me andrò in pace. Va bene, Maria.
Io so che è la pace ciò che cerchi. Padre! Perdonami, padre, se ti disturbo. Ma ti stavo aspettando, Roberto. Hai portato altra legna? Ma non era necessaria, figliolo. Oramai siamo in estate. Sì, ma quassù la sera l'aria si rinfresca parecchio e... Ma tu sai bene che quanto più il freddo si fa pungente, tanto più forte bisogna pregare. Non serve aggiungere altra legna sul fuoco. Padre, non vengo solo per portarti la legna. C'è un altro motivo che mi ha condotto da te. Ed è un fardello più pesante di quello che mi sono portato dietro. Roberto, ma tu stai piangendo? Benedetto figliolo, che ti succede? Confidati con me, ti prego. I cardinali alla Badia hanno detto che sono venuti a prendere la colomba che ha vinto sull'Aquila. No. Sei tu! Tu sei la colomba, capisci? Sono venuti a prendere te! Oddio, non mettermi sulle spalle ciò che non ho la forza di portare. Se tu te ne andassi, la mia vita, come quella dei nostri confratelli, sarebbe stravolta. E poi portare avanti senza di te tutto quello che hai costruito, la congregazione, è impensabile. È così. Io non posso andarmene. Sì, è vero. Eppure tu stesso ci hai ricordato più volte che il mondo va salvato. Ma non sono io quel medico. Non ne sono capace, non ne sono degno. Se non sono in grado di guarire me stesso, ma come posso salvare il mondo? Senti! Sono vicini! No, è la roccia che crea l'eco, sono ancora lontani. Oh, sono qui, ti dico! Hanno già risalito il sentiero! Oh, Signore, ci siamo! Venerabile, questa delegazione della Chiesa di Roma è giunta fin qui per annunciarvi che il Sacro Collegio, radunatosi a Perugia sotto la guida dello Spirito Santo, vi ha eletto Papa. Deve essere uno scherzo del diavolo. Padre, se guardate il mio viso, vi accorgerete che stavolta non c'è inganno nei miei occhi. Quello a cui state assistendo corrisponde a verità. Date la vostra benedizione a questa delegazione che per voi è giunta fin quassù. E al cardinale Malabranca, che purtroppo ora giace morente a Sulmona, e spera di poter baciare l'anello papale prima di esalare l'ultimo respiro. È il suo ultimo desiderio, vorreste negarglielo? Il miracolo è avvenuto. Finalmente i cardinali hanno raggiunto un accordo. Casa Orsina e Casa Colonna si sono riconciliati. Io sono Pietro Colonna, nipote di Giacomo e Napoleone Orsini, nipote di Matteo Rosso. È qui fuori ad attendere anch'egli la vostra benedizione. Vi prego, lasciatemi. Non portatemi via da questa casa che pietra su pietra mi sono costruito. Qui ho incontrato lo Spirito Santo e sconfitto il demonio. Portarmi lontano da queste rocce sarebbe come strapparmi via l'anima dal corpo. Comprendo lo sconforto all'idea di abbandonare questi monti a voi così cari. Perciò vi lasceremo a meditare in solitudine su quanto vi sta accadendo. Resteremo qui fuori ad attendere un vostro cenno. Aspetteremo per tutto il tempo che sarà necessario. Grazie. A tu no, Roberto. Tu resta. Pregheremo insieme. Queste ferite non vogliono proprio rimarginarsi. Padre, perdonami se mi permetto di dirlo, ma dovresti astenerti per un po' dall'uso del cilicio. Altrimenti, come potranno mai guarire? Roberto, la piaga più dolorosa è Roma. Io non voglio andarci. Quando eri più giovane, però ci sei stato. È proprio per questo che non voglio tornarci. A Roma la tentazione è sempre in agguato. Devo resistere. Resistere? A cosa? A cosa devi resistere? Stai cercando di dirmi che sei tentato dall'idea di accettare. Quando è così, non hai nulla da rimproverarti. Tu stesso ci hai insegnato che i cardinali del Sacro Collegio esprimono la volontà del Signore. E la sua volontà va rispettata. Sono così.
così confuso. Ci sono molte voci che parlano dentro di me e una di queste mi consiglia di fuggire. Fuggire? Non puoi fuggire. Vieni a vedere. Guarda quanta gente si sta radunando qui fuori. Saranno 50, no, di più, 100. Pietro, è la profezia di Isaia. Vogliamo vedere il Santo Padre. Il mondo è salvo. La peste finirà. Fallo uscire, che sta a benedirci. Devo scendere all'abbadia per avvisare i fratelli. Verrai con me? Perdonami, padre, ma io non verrò. Resterò qui a pregare per te nel silenzio che tu mi hai insegnato ad amare. Che il Signore ti benedica, Papa Celestino V. E così Pietro da Morrone accettò il trono di Pietro. Diletti figli, anche quelli di voi che ancora non mi conoscono di persona, sanno che non devono aspettarsi da me una lezione di oratoria sacra. So che un'arte simile esiste con regoli e modelli, ma ve lo confesso umilmente, io non l'ho studiata. Mentre ho sentito dire che alcuni di voi sono in essa espertissimi e addirittura celebri. Tenete anche conto che per molti anni ho fatto vita eremitica, che è un genere di vita in cui si parla poco. Mi intratterrò dunque con voi alla buona, da padre a figli. E in anticipo vi chiedo scusa se sarò noioso, come spesso lo è il padre che parla ai figli più istruiti di lui. Devo anzitutto dirvi, nel predicare, se è possibile, cercate di essere semplici. Ma so bene che non è facile parlare con semplicità. Per riuscirci sarebbe necessario, questo va da sé, di essere interiormente semplici. E la vera semplicità è una conquista assai difficile. L'intera esistenza di un cristiano si può dire che abbia appunto questo scopo: diventare semplici. Ma la semplicità non è ancora per qualcuno di voi un dono meritato. Egli faccia almeno lo sforzo di ottenerla nel modo di esprimersi. Dunque vi supplico paternamente di adoperare nelle vostre prediche parole che tutti capiscano. La parola di Dio si rivolge a ogni creatura e in particolare alle più. Il cristianesimo, infatti, non è un modo di dire, ma un modo di vivere. E non si può decentemente predicare il cristianesimo agli altri se non si vive da cristiani. Questa è dunque la mia paterna avvertenza. Predicatori miei cari, volete essere creduti? Cercate di essere dei buoni cristiani. Fate il bene e fatelo di cuore. Non lo fate per furberia, non per tornaconto, non per essere popolari, non per fare carriera. Fate il bene gratuitamente e non raccontatelo a nessuno. Tanto più Dio in ogni caso vi vede e vi ricompenserà, se non in questo, nell'altro mondo. Ma anche se Dio non vi badasse o trovasse la vostra virtù del tutto normale, anche allora fate il bene, perché fare il bene è una buona ed una bella cosa. Francamente, cosa c'è di più bello? Ecco, mi pare di avervi dunque detto tutto quello che volevo e vi ringrazio per avermi ascoltato. E
ringraziamo Guido Valloni, i suoi amici, il suo gruppo, e intanto portiamo alcune sedie dentro perché abbiamo alcune sedie, attesa dell'arrivo del presidente Alfonso. Io chiamo il sindaco di Santa Eufemia, il Tomano Pello, il presidente del Parco della Maienza, se non c'è da cercare, ogni tanto scompare. Ecco, accomodatevi che ci sono dei posti vuoti. Esatto. Ah, già è lui. Entra. Prestigio che sarà utilissimo in questo percorso che stiamo facendo per valorizzare gli eremi celestini, per valorizzare il nostro territorio. Come ho detto prima, purtroppo, come dire, questi eremi che sicuramente sono come delle cattedrali scavate nella montagna, stanno lì da 800 anni, dico da 800 anni, stanno lì. E questo territorio ha sempre, come dire, trascurato non solo gli eremi, ma anche l'arcore di Celestino V, una figura di grande importanza che è tornato alla ribalta dopo le dimissioni di Papa Ratzinger, secondo Papa, insomma, nella storia, si è dimesso dopo Celestino V. Quindi un personaggio affascinante, così come affascinante questo mondo, il mondo di questi eremi. Come ho detto all'inizio, noi prendiamo in considerazione solo cinque eremi, quelli che fanno riferimento all'esperienza religiosa di Celestino V, ma nel complesso Maiella Morrone ce ne sono veramente decine e decine di eremi sparsi in quello che è appunto una specie di contenitore della meditazione, un contenitore della riflessione religiosa, quindi veramente di grande impatto. Ecco, allora, questo è il primo interrogativo che ci poniamo, così come per tante altre situazioni, no? Questi eremi, questo personaggio mai preso in considerazione, mai utilizzato, no? Dico, uso un brutto termine, utilizzato per valorizzare il territorio, è un fatto estremamente negativo, e la dimostrazione come questa regione su questi aspetti è stato sempre indietro. Guardate, io voglio leggere una breve frase che Gabriele D'Annunzio disse nel suo comizio che fece a Pescara il 22 agosto del 1897, quando si candidò alla Camera dei Deputati, tant'è che poi ironicamente la
pubblicistica del tempo definì D'Annunzio il deputato della bellezza. Tale è la verità, che io sono fiero e lieto di enunciare oggi al cospetto di un popolo pur contro la derisione dei beoti. La fortuna d'Italia è inseparabile dalle sorti della bellezza, cui ella è madre. Tale è la verità sovrana che noi miriamo come l'imminente sole di quella divina e remota parte ideale dove peregrinò Dante. Quindi le sorti della bellezza cui ella è madre, e lui prosegue poi in questo discorso dicendo, siamo nel 1897, dopo poco più di 30 anni dall'Unità d'Italia, e che cosa hanno fatto, che cosa ha fatto la classe politica per valorizzare questo patrimonio? Lui se lo chiedeva alla fine del 1800, ecco, noi ce lo chiediamo oggi nel 2015, che cosa ha fatto la classe politica in questi anni, mi ci metto anche io dentro, nel mio piccolo ho cercato di dare un piccolo contributo alla valorizzazione del nostro territorio, ma siamo purtroppo di fronte ai beoti, come dice D'Annunzio in questo suo intervento, contro la derisione dei beoti, cioè contro coloro che purtroppo sono affitti da un'ignoranza cronica e pretendono di governare il territorio. Ecco, questo è il dramma di questa nostra regione. Il dramma di questa nostra regione è che non c'è la conoscenza, cioè non si conosce il territorio, per cui chiaramente non si può sicuramente valorizzare una cosa che non si conosce e ci si vuole restare arroccati, no? Nella difesa di piccoli interessi, di piccole situazioni. Allora, il lavoro che stiamo facendo in questi mesi, non solo su questo discorso degli Ermini Celestini, che, come ho detto all'inizio, è un'iniziativa partita un po' in sordina tra l'associazione Rocca Caramanico e il Patto della Maiella. Devo ringraziare il presidente Franco Iezzi per aver poi cavalcato questa iniziativa, e poi siamo riusciti a coinvolgere Monsignor Forte, Monsignor Spina, Osvaldo Bevilacqua, abruzzese di Rocca di Mezzo, che quando ha sentito questa iniziativa si è subito buttato lì a capofitto nel sostenerci, tant'è che in un paio di puntate Sereno Variabile ha fatto delle piccole presenze sugli Ermini, però garantita, ha promesso che farà una puntata intera di Sereno Variabile dedicata agli Ermini Celestini. Allora noi che cosa stiamo facendo? Abbiamo preso in considerazione questi cinque Ermini, quelli che sono attribuiti a Celestino V, e li stiamo portando avanti e faremo quindi questa battaglia per cercare di avere, poi insomma, se l'avremo fra 5-10 anni, non lo sappiamo, il riconoscimento di patrimonio dell'umanità, ma la battaglia la facciamo. Ecco, allora all'interno di questa settimana di eventi organizzati dal Parco della Maiella e da altri enti, abbiamo voluto inserire questa mattinata che è un po' atipica rispetto agli Ermini Celestini, che però stanno a testimoniare una grande attenzione che noi dobbiamo porre al nostro territorio, perché questo è un territorio che ha una ricchezza importante, c'è una stratificazione storico-culturale da, come dire, salvaguardare e valorizzare. Perché io faccio sempre un esempio: se gli stranieri si vengono ad acquistare case nei nostri centri storici, nei nostri borghi medioevali, significa che quei centri storici, che noi non apprezziamo più, perché magari chi vive nel centro storico di Castiglione a Casauria preferisce per i figli fare la casa nuova fuori il centro storico, e c'è il rischio appunto dell'abbandono di questi centri storici, che invece sono una risorsa in termini di tranquillità, cosa che dicono i russi che si sono comprate le case a Penne, nel centro di Penne: tranquillità, aria salubre, cibi genuini. E questo è il nostro patrimonio. E questo patrimonio, tra l'altro, fa riferimento al Medioevo. E quindi noi abbiamo un Medioevo da avere, un Medioevo che viene vissuto. Pensiamo solo alle chiese: San Clemente a Casauria, San Liberatore a Maiella, a tante altre chiese, mi sfugge quello di Manopello sopra. Però. Sì. E quindi sono chiese medievali che vengono ancora oggi vissute, perché ci si celebrano i riti. Allora, abbiamo un medioevo da vendere, però se questo rilievo noi non lo conosciamo, oppure lo buttiamo giù tutti questi elementi con estrema facilità, li trasformiamo, li deturpiamo, eccetera, è chiaro che diventa una cosa molto faticosa per noi.
Perché faccio questa riflessione sull'importanza del nostro territorio? E qui mi accingo a chiudere e do la parola per il saluto a Franco Iezzi e poi ai due sindaci in attesa dell'arrivo di Luciano e Alfonso. E dico questo perché nell'epoca in cui l'Abruzzo ha vissuto la grande stagione dell'industrializzazione, noi abbiamo avuto un'economia che si reggeva sul processo di industrializzazione, quante aziende, quante industrie, a Pescara, nella Val di Sangro, eccetera, nella Milano, e quindi abbiamo avuto un settore che economicamente trainava. Nel momento in cui comincia a esserci questa grande crisi dell'industria, e non siamo più grandemente competitivi sul mercato internazionale, con gli effetti della globalizzazione, cioè dobbiamo venderci qualche cosa, dobbiamo pensare a qualche cosa. Dico venderci, tra virgolette, chiaramente, parliamo di valorizzazione. Bene, noi dobbiamo investire sul nostro territorio, noi dobbiamo investire sulla valorizzazione del nostro territorio, in chiave turistica. Noi abbiamo un patrimonio che altri ci invidiano. Qualche tempo fa è uscito un articolo su un giornale americano, in cui era scritto che l'Abruzzo è considerato dagli americani come la regione in cui andare a vivere la pensione, gli ultimi anni della propria vita. Perché? Perché, come ho detto prima, tranquillità, aria salubre, cibi genuini, e quindi diventa per noi il vero veicolo da valorizzare. L'ho detto prima, guardate che un anno fa circa abbiamo anche insieme al sindaco di Sant'Eufemio a Maiella, una ricerca per vedere nei vari comuni, nei vari paesi della nostra provincia, quanti stranieri avevano comprato le case. Bene, noi siamo arrivati ad avere circa 400 stranieri, famiglie straniere che hanno comprato le case nei nostri paesi. Ci sono anche a Picciano 3-4 famiglie, a Cindaguana 15 inglesi, a Caramanico una decina di famiglie inglesi, a Tocco da Casale inglesi e australiani. Cioè, questo che cos'è? È la dimostrazione che il nostro territorio è un territorio che va innanzitutto conosciuto, poi salvaguardato e poi valorizzato. Però se noi non lo conosciamo, chiaramente non lo possiamo salvaguardare, e quindi poi magari facciamo le distruzioni che ogni tanto vediamo intorno a noi. Ecco, allora noi stiamo facendo questa iniziativa per portare innanzitutto la conoscenza nel nostro territorio, perché prima dobbiamo essere noi abruzzesi consapevoli del patrimonio che abbiamo, poi le istituzioni si attiveranno per salvaguardare, recuperare e salvaguardare questo patrimonio, dando poi alla regione, a chi ne ha la capacità, di fare un'operazione di valorizzazione e quindi di svolgere attività di carattere economico e produttivo. Perché oggi parliamo delle meraviglie italiane? Ho detto all'inizio, in occasione del 150° anniversario dell'Unità d'Italia, il Forum dei Giovani a livello nazionale ha individuato 150, io li definisco elementi, poi vi spiego il motivo, 150 elementi a cui è stato attribuito il riconoscimento di meraviglia italiana. Ne hanno individuati in tutta Italia 150, proprio per celebrare il 150° anniversario dell'Unità d'Italia. Nella nostra provincia ne sono stati individuati 3, diciamo, quindi siamo un po' sopra la media, no? Perché più o meno un elemento e mezzo per provincia, noi ce ne abbiamo 3, ed sono stati individuati Rocca Caramanico come il borgo medioevale meglio conservato e valorizzato, Letto Manoppello per il recupero della tradizione del lavoro della pietra della Maiella, e l'Aurum, questo edificio, come miglior recupero, edificio miglior, che ha avuto il miglior recupero, miglior valorizzazione, appartenente all'architettura del Novecento. Ecco, allora abbiamo voluto inserire questa mattina questa breve riflessione sulle meraviglie italiane, invitando i sindaci dei 3 comuni, ma ripeto, ho detto all'inizio che Marco Alessandrini è assente, Marco Presutti verrà insieme a Luciano D'Alfonso. E quindi volevo dire che stiamo facendo un percorso per fare in modo che l'Abruzzo acquisisca la propria conoscenza. Io vedo che purtroppo continua a esserci in questa regione ancora delle persone che sono ignoranti e vogliono continuare a vivere su questa ignoranza. Ecco, noi dobbiamo fare in modo che queste persone facciano un salto di qualità, perché altrimenti continueranno a rovinare la nostra regione. Grazie, do la parola al Presidente Franco. Buongiorno.
Buongiorno, buongiorno. Parto dall'ultima affermazione fatta da Licio Di Biasi e non voglio usare la parola ignoranza, ma diciamo che molto spesso in Abruzzo non ci conosciamo, spesso ci ignoriamo a vicenda, una regione che fondamentalmente anche in passato ma anche ora è abbastanza divisa, una delle poche regioni che ha due capoluoghi, due autostrade, quattro università, insomma questa è una regione alla quale difficilmente si riesce a fare cose uniche, e fra queste divisioni c'è anche questa barriera montuosa per cui il mare e la montagna ci separano dal mare e viceversa. Le strutture regionali che si occupano di turismo hanno promosso l'idea di far presentare questa regione, una regione che ha ambedue queste caratteristiche. Chi è stato in Nuova Zelanda sa quanto tutto questo viene fortemente sviluppato, è un motivo di grossa attrazione, noi però non ci siamo riusciti. E adesso noi ci vogliamo provare a tutti i costi. Noi nel parco ho approfittato di questo invito, soprattutto in questa occasione di tre riconoscimenti di meraviglie italiane. Ci sono due comuni che fanno parte dell'area del parco, Letto Manopello e Sant'Eufemia. Per cui con questo abbiamo trovato un aggancio, abbiamo quindi presentato una piccolissima parte di una mostra sugli Eremi che noi stiamo portando in giro per l'Italia, è stata ai Musei Vaticani fino a pochissime settimane fa, ha avuto un successo straordinario e lì siamo riusciti a comunicare con tutto il mondo, perché i Musei Vaticani sono visitati da tutti quanti. Noi siamo fortemente protesi a dare un'azione diversa, un po' più accentuata del parco, che fino ad oggi si è opportunamente occupato della conservazione della natura in tutti i sensi. È stata un'azione pregevole e questo è quello che la legge gli attribuisce, però abbiamo pagato un prezzo carissimo, caro. Primo, ci siamo inimicati tutte le popolazioni. Il territorio ci è ostile. Uso un'affermazione forte, ci è ostile. Perché? Con le nostre rigidità, con i nostri vincoli, con le sanzioni che noi poniamo, noi abbiamo fatto una multa ieri di 4.200.000 euro. Perché la norma purtroppo ci obbliga a moltiplicare, a fare delle moltiplicazioni strane. Cioè è assurdo, siamo coperti dalla legge, ma è assurdo. Quindi noi dobbiamo recuperare questo rapporto con il territorio e credo che l'unica cosa è quella di far sì che il parco possa essere anche elemento di sviluppo, soprattutto per l'occupazione. Allora dobbiamo ripagare queste popolazioni che ahimè sono costrette a sopportare dei vincoli importanti da parte nostra e dobbiamo far recuperare con attività di sviluppo. L'unica che abbiamo è quella dello sviluppo turistico. Poi ci siamo anche resi un po' conto che in fondo nemmeno in Abruzzo siamo molto conosciuti e quindi abbiamo deciso, sappiatelo, di sbarcare a Pescara. Noi a Pescara a partire da questi giorni saremo molto molto presenti. Perché? Perché è un bacino importante, perché abbiamo notato che anche qui ci sia molta conoscenza dell'interno e quindi lo vogliamo agevolare. Una prima cosa l'abbiamo fatta, noi abbiamo riattivato una ferrovia storica. Vedo qui un dirigente dell'ex Arpettieri che ci ha molto agevolato in questa attività. Abbiamo riattivato questa ferrovia storica da Sulmona a Roccaraso, Castel di Sangro, e però da un po' di tempo questi treni noi li facciamo partire da Pescara, perché dando per rifare il percorso che faceva una volta il treno della neve, non so chi di voi se lo ricorda, ma era una cosa bellissima. E poi perché ripeto, in questa bella città noi vogliamo arrivare per far conoscere meglio tutto quello che abbiamo. Il tuo obiettivo è quello di attrarre turismo, non solo ovviamente quello locale che ci interessa di meno, ma fondere le due possibilità mare e montagna in maniera tale che offriamo un pacchetto che sia più convincente e che possa essere utile allo sviluppo generale di questa regione. Grazie. Io voglio sottolineare un aspetto, lo dico adesso così lui non potrà replicare. No, scusa, c'ho da fare un interesse privato in un convegno pubblico. Devo salutare
i quattro rappresentanti dell'arma dei carabinieri, perché io quest'anno sono particolarmente no, sono blanchi. Ho fatto la gara. Allora, stavo dicendo, io voglio dire adesso. Io volevo veramente ringraziare Franco Iezzi, perché? Perché vedete, questa iniziativa sugli eremi per la richiesta all'UNESCO degli eremi celestini, che è un percorso molto molto complesso, vi dico solo che per la domanda bisogna riempire moduli di 1500 pagine, di una complessità incredibile, ci vorrà molto tempo, non sappiamo se ce la facciamo, però il discorso è quello di utilizzare intanto questa iniziativa per fare operazioni di marketing, per far conoscere, per recuperare, per riportare all'attenzione tutto questo nostro patrimonio. Come ho detto all'inizio, nel 2012 casualmente nacque questa idea durante una messa celebrata da Monsignor Forte in occasione della Notte Bianca di Rocca Caramanico. Era presente il presidente Iezzi, era presente anche Osvaldo Bevilacqua, e lì nacque l'idea di iniziare questo percorso per richiedere all'UNESCO questo riconoscimento. Parte l'iniziativa dell'associazione Rocca Caramanico, però devo dire che il presidente del Parco della Maiella, Franco, a quel tempo commissario, raccolse subito l'idea e quindi ci siamo messi in cammino, e devo dire veramente con grande sollecitudine, con grande anche passione, siamo riusciti a mettere insieme un comitato che ha un grande peso politico-istituzionale, perché il presidente Parcamella ne è il presidente, perché il regolamento dell'UNESCO parla che deve essere un presidente, un rappresentante di un organismo sovraterritoriale, però all'interno ci sono i sindaci dei territori interessati sul Monaco, Monice, Caramanico, c'è Osvaldo Bevilacqua, il Monsignor Forte, il Monsignor Spina, il sovrintendente dei beni culturali dell'Abruzzo, altri personaggi, ho detto pure prima, Tedeschini, il direttore del centro, Osvaldo Bevilacqua, e siamo riusciti, però, e questo lo voglio sottolineare, ci siamo rincontrati anche su questa iniziativa con il Dipartimento di Architettura, con il professor Varagnoli, il quale ha avuto una geniale idea per risparmiare il costo di quelle 1500 pagine a produrre, che ci hanno chiesto 40.000 euro inizialmente per fare quel lavoro. Chiaramente 40.000 euro non ce l'abbiamo, e allora il professor Varagnoli che cosa ha fatto? Ha dato già una tesa, una ragazza già discussa, con cui siamo riusciti ad elaborare quasi il 50% di questa documentazione. Adesso ci sarà un'altra tesi, per cui nel giro di un anno noi avremo il documentazione. Da produrre all'UNESCO. Vedete quando si riescono a creare le condizioni di sinergia sul territorio, come si riescono a risolvere tanti problemi. Ecco, e questo è estremamente importante. Bene, allora io mi fermo qui, adesso do la parola al sindaco di Santo Fermo a Maiella, di cui Rocca Caramanico è frazione disabitata. Prego. Grazie per l'invito e grazie per la partecipazione. Insomma, parlare di una frazione disabitata e poi avere una sala gremita è sicuramente una soddisfazione. A parte i discorsi che sono stati fatti, il mio vuole essere un brevissimo intervento incentrato un po' su quello che è stato lo spirito che ha condotto un piccolo paese a candidare un suo borgo per il riconoscimento di Meraviglia Italiana. L'abbiamo fatta perché riteniamo opportuno, necessario, ed è stato così poi riconosciuto, far brillare la nostra stella. E a quanto pare, con Meraviglia Italiana, le stelle che brillano nel firmamento della provincia di Pescara sono tre. Se poi andiamo a vedere le stelle che brillano nel firmamento regionale, ne saranno altre, e così via a livello nazionale. Quindi abbiamo tante stelle che brillano. Ora, una delle caratteristiche di questo riconoscimento è che a queste stelle che brillano viene riconosciuto un valore di tipo architettonico, storico, in qualche modo un valore che viene ereditato dal passato. E quando pensiamo a qualcosa che viene ereditato dal passato, lo sviluppo e la sua valorizzazione fa perno su un principio, insomma, che è di carattere, filosofico, che è il principio della sostenibilità
Però se lo volessimo capire bene, senza entrare troppo nel dettaglio, si spiega bene con un proverbio. E questo proverbio dice, guardate che alle generazioni odierne ci dice, guardate che ciò che avete oggi non vi è stato lasciato dai vostri padri, ma vi è stato donato in prestito dai vostri figli. Ciò sta a significare che chi opera oggi non necessariamente deve operare, non necessariamente va ad operare con l'unico spirito conservazionistico, ma anche... Sindaco, soltiamo il Presidente della Regione che arriva. Assolutamente. No, è la voce della montagna che tu conosci bene. Dicevo, allora non necessariamente si opera quindi con l'aspettativa di ciò che hanno maturato i nostri figli per quello che stiamo facendo oggi noi. Beh, allora di fronte a queste stelle che tanto brillano, io credo che l'impegno di chi amministra oggi la cosa pubblica, di chi oggi tende a far brillare queste stelle in un firmamento, sia quello non tanto di valorizzare le singole eccellenze, quando oggi l'impegno deve essere teso necessariamente a creare un rapporto di collegamento tra le varie stelle che brillano. Dicevo, io credo che il vero impegno oggi sia quello di creare il collegamento tra le varie stelle, e quindi momenti come questi, va bene, ok, facciamo sì che siano momenti celebrativi di eccellenze, ma ricordiamoci che se da adesso al futuro non lavoriamo soprattutto nel collegamento, quell'azione conoscitiva di cui parlava Licio, di cui parlava il presidente del parco, difficilmente si viene a realizzare. E da lì allora potremo, come dire, passare dalla commemorazione delle stelle d'Abruzzo alla commemorazione, alla celebrazione, perdonatemi, alla celebrazione della costellazione delle eccellenze abruzzesi. Cioè iniziare a passare da quel concetto di insieme al concetto di sistema, dove è il legame fra le stelle che ne fa la forza e non l'esistenza della stella stessa, cioè che vive sostanzialmente di luce riflessa. Se saremo in grado di fare questo, probabilmente tra qualche anno, come oggi noi celebriamo le meraviglie che ci sono state lasciate, chi verrà dopo di noi potrà celebrare ciò che noi abbiamo fatto per loro. Grazie. Certo, bene. Abbiamo la parola al sindaco di Letto Manoppello, prego. Il comune di rappresenta la regione. Grazie. Ecco perché sono tutte queste vicinanze, prego. 5 minuti ce l'ho, sì. Innanzitutto voglio dire buongiorno a tutti e voglio ringraziare Lucio Di Biase. Ebbene, quando si organizzano iniziative come quelle di questa mattina bisogna dare anche merito a chi da anni lavora su questa materia. Noi conosciamo Licio Di Biase più per l'aspetto amministrativo, ma Licio Di Biase è uno dei massimi esperti a livello nazionale per quanto riguarda la riscoperta delle tradizioni non solo abruzzesi ma anche dalla parte storica. Diversi suoi volumi hanno interessato la regione Abruzzo, in particolare la città di Castellammare e di Pescara. Io le do merito perché ho avuto, grazie al suo impegno, di portare quasi 30 americani, 30 ragazzi americani 3 anni fa a Pescara a visitare una mostra che lui aveva messo dentro una sua stanza quando era presidente del consiglio comunale, tra l'altro in parte riscoprendo anche vecchi documenti storici che erano dentro degli scatoloni. Io su questo bisogna molte volte ricordarlo, perché non sempre noi siamo attenti a queste cose, spinte anche dalla velocità delle azioni quotidiane che dobbiamo compiere. Voglio ringraziare anche altre persone qui presenti, Valente che è stato un valido operatore culturale, lo è ancora, della regione Abruzzo, Aurelio Giammoretti che è stato un esperto, Silvano Console che negli anni precedenti, anche quando il presidente della regione era presidente della provincia, aveva fatto anche un cortometraggio sulle Campello, la via della pietra. E voglio ringraziare, e anche qui, e anche altri che eventualmente molti non conosco, però so dell'attenzione verso questi argomenti, voglio
ringraziare e porre anche attenzione alla Regione Abruzzo affinché, ad esempio, una grossa associazione che la Sette Brande Abruzzese, che qui è rappresentata dalla professoressa Serafini e da altri soci, venga aiutata a far sì che si possano portare avanti quelle che sono le tradizioni culturali abruzzesi. Quindi, come noi ci incontriamo in queste giornate, dobbiamo altre volte non pensare che ci sono che siamo solo di passaggio, ma bensì soffermarci su quelle figure che fino ad oggi hanno portato avanti la cultura qui nella nostra realtà. E Lento Manoppello, Città della Pietra, la nostra è una realtà di 3.000 abitanti dove non ci sono per fortuna o per sfortuna grosse fabbriche, quindi i nostri cittadini negli anni precedenti, in particolare nel Regno Borbonico, durante il Regno Borbonico, dovevano inventarsi qualcosa, insomma, era una colonia penale per Manoppello, dove venivano tantissime, venivano portate tantissime persone a, diciamo, espletare la pena. Però quelle persone stesse, insieme alla popolazione del nostro territorio, hanno cercato di mettere, diciamo, di vivere con quella che era, diciamo, la natura gli dava, che era la pietra della Maiella. Ora, da quella tradizione noi siamo riusciti ad arrivare dentro il Vaticano con un nostro concittadino, Gennarino, insomma, D'Alfonso, mi se lo ricordo, Gennaro D'Alfonso, ma con l'associazione e la fondazione per la Città della Pietra, che qui è rappresentata anche dal presidente del comitato scientifico Petronio, che è qui presente. Siamo arrivati anche attraverso altri scalpellini, siamo arrivati anche all'Aquila, al Basilico Le Maggio, a San Giustino, con Donatelli, con Aceto. Adesso io vi dico di cognomi, che forse per molti non dice nulla, ma per noi del territorio ci dice tanto. E attraverso questa pietra siamo riusciti a farci conoscere. Adesso ci si conosce negli ultimi anni, anche perché abbiamo il presidente della regione, abbiamo anche il presidente della provincia, però per quanto riguarda quelle che sono poi le tradizioni, per quelle che sono le materie prime del nostro territorio, siamo riusciti ad far sì che dalla pietra possa nascere nuova vita. E ci sono tantissimi scalpellini o ex scalpellini, o tanti che sono purtroppo oggi deceduti, che hanno dato la possibilità di continuare nella propria opera, ma nello stesso tempo di dare ai propri figli anche la possibilità di crescere e nello stesso tempo anche di studiare, eventualmente di fare altre professioni, in alcuni casi molte volte collegate alla pietra, perché molti sono professionisti, sono scultori e sono scalpellini. Allora io vi volevo, dopo aver fatto questa premessa, volevo soffermare, perché quando si fanno questi incontri bisogna pure dirsi, tra di noi dirci, di che cosa noi abbiamo bisogno. Va bene, benissimo le tipicità abruzzesi, benissimo che bisogna riscoprire i borghi, perché è fondamentale, benissimo che bisogna tornarci a vivere, benissimo che non dobbiamo mandare via coloro che già ci abitano, che già ci vivono. Ecco, noi queste riflessioni le dobbiamo fare in momenti anche quelli di questa mattina, e avendo la fortuna di avere la Regione Abruzzo che legifera nello specifico, noi ci dobbiamo dire che innanzitutto, una volta riscoperti questi territori attraverso, ripeto, le cose che ho detto poc'anzi, noi dobbiamo far sì che di creare un sistema importante dei trasporti, perché noi possiamo rimanere sul territorio, possiamo portare dei cittadini, perché non vengono soltanto persone, diciamo, pensionate, ma ci sono tantissimi ragazzi che poi vogliono rimanere sul posto, ma vogliono andare anche a scoprire altre realtà, quindi occorre un sistema dei trasporti importante. E nello stesso tempo occorre anche una politica energetica importante, perché sono finiti i tempi in cui ci si riscalda ancora, voglio dire, con la legna, o perlomeno con la legna si può riscaldare un solo ambiente, ma nello stesso tempo adesso, siccome le abitazioni per fortuna sono cresciute, c'è bisogno anche di politiche energetiche importanti, perché il costo di un cittadino che abita a 1500 metri di energia elettrica o di energia, diciamo, calorifica è un po' diverso rispetto a chi abita una grande realtà. Io vengo da Pescara, prima abitavo a Pescara, e vedo la differenza adesso abitando su Lento Manoppello. Quindi queste due cose è quello che chiedo al Presidente della Regione, già glielo ho detto quando abbiamo fatto diverse altre iniziative, e so che lui si sta impegnando per questo e sui trasporti lo sta già facendo. Io penso quindi che occorre sicuramente riscoprire quelle che sono le tipicità dei singoli comuni. Noi la pietra, Tornareccio, perché se vogliamo andare in un'altra realtà, per il miele, Faringola per quanto riguarda il pecorino, insomma, se poi andiamo anche sotto l'aspetto, vogliamo ricordare l'aspetto culinario. E un altro aspetto che devono fare gli enti locali, su questo mi soffermo, su quello che ha detto Riccio,
che qual è il ruolo dei comuni, delle singole comunità, dei rappresentanti delle singole comunità. Qui questa mattina abbiamo una buona rappresentanza dell'amministrazione comunale del Pampello, c'è il vice sindaco, ci sono gli assessori, ci sono dei consiglieri comunali. Bisogna investire nella cultura, perché non è una spesa, perché molte volte noi vediamo o pensiamo quando andiamo a fare i nostri bilanci che la cultura è una spesa. No, la cultura è un investimento. Allora su questo bisogna che il governo nazionale e anche in parte la regione Abruzzo investa sulla cultura. Noi come comune negli ultimi anni abbiamo investito, vi do un numero, negli ultimi 5 anni abbiamo investito quasi 150.000 euro sulla cultura di fondi comunali. È così, c'è il vice sindaco che è qui presente, organizzando manifestazioni per quanto riguarda la banda musicale, per quanto riguarda il concorso di poesia dialettali, cioè è un insieme di manifestazioni che noi facciamo, teatro comunale, abbiamo un bel teatro comunale dove facciamo rappresentazioni, però è chiaro che noi vogliamo cercare di farlo tutti i giorni, quotidianamente, però a un certo punto le risorse sono sempre meno. E oggi noi non possiamo pensare che per far quadrare dei bilanci bisogna, voglio dire, azzerare quelle che sono le spese che in alcuni momenti vengono considerate secondarie, ma la cultura è una spesa, diciamo, principale, perché, ripeto, è un investimento. Io prima l'ho detto spesa, ma è un investimento. E chiudo, perché poi è chiaro che vogliamo sentire anche il Presidente della Regione, chiudo facendo un appello, e sono convinto che nell'ultimo anno questa cosa si sta facendo, al presidente del Parco della Maiella, perché Eletto Malopello è città della pietra, abbiamo avuto il riconoscimento della regione Abruzzo, io sono stato invitato dal presidente Napolitano, c'è stata una medaglia a Eletto Malopello per quello che abbiamo fatto per la pietra, c'è stato riconoscimento da parte della comunità europea attraverso l'ex presidente Buzek della comunità del Parlamento europeo. Però noi parliamo della pietra della Maiella e c'è qui il presidente del Parco della Maiella, dove a un certo punto noi dobbiamo essere un pochettino più elastici, tu l'hai detto prima, perché non è possibile, diciamo, che si crei uno scontro tra la cittadinanza e allora noi su, per quanto riguarda le cave, ecco, alcune cave sono all'interno del parco. Io mi auguro che da questa mattina si possano aprire, diciamo, delle strade che possano cercare, che ci possa aiutare a far sì che queste gare si possano riaprire e diciamo, invece di averne una soltanto a dire, di averne più di una, due o tre, perché poi di fatti dà la ricchezza al nostro giorno. Quindi ringrazio, scusatemi se sono andato un po' oltre, ma sono andato anche un pochettino sul traglio, perché è giusto che in momenti come questo bisogna approfittare. Siamo il sindaco Esposito di Eletto Malopello, prima non detto il sindaco di Santa Eufemia, senza dire che siamo Francesco Crivelli. Noi siamo di Orafica Ramanico, abbiamo delle attenzioni, non tanto con... Ah, già, scusate, sono le attenzioni.